siamo l'ultima tavola del forum, probabilmente anche la più importante, quella in cui crediamo, per cercare a riflettere quelli che potrebbero essere dei potenziali prossimi passi da implementare sul porto di Taranto, sulla città di Taranto, un po' per veramente portare avanti le tematiche presentate nel forum o anche altre tematiche che potrebbero essere oggetto di del prossimo forum. Quindi io chiamo qui sul palco Sergio Strazzella di Confindustria Taranto, il presidente della provincia, Giovanni. Il sindaco, perfetto. Bene, bene. Sì, sì, sedetevi pure qui. Presidente. Prego. Gianni Azzaro, consigliere nazionale ANCI. Forse sì. E il presidente di Confapi, Roberto Palasciano. Possiamo prendere sicuramente una sedia di queste, se si stringono un pochino, e dovremmo essere tutti, no? Bene, io lascio un secondo la parola a Francesco Fumarola per introdurre il tavolo programmatico. Buonasera ai... Insomma, i relatori del tavolo programmatico, abbiamo le personalità giuste, le competenze giuste per trattare questo tema, che deve essere un tema di sintesi, appunto un tavolo di programmaticità. Abbiamo avuto diversi interventi, abbiamo approfondito quali sono tante potenzialità dell'innovazione nel campo dell'economia circolare, quali sono le potenzialità del territorio tarantino, del comune, della provincia, insomma anche a livello un po' più alto. È un'epoca di grande innovazione, un'epoca in cui stiamo già vivendo il futuro. Quello che ci diciamo sempre è che l'economia circolare non è il futuro ma è il presente, quindi cercheremo di ragionare con il contributo dei relatori a quelli che sono i prossimi passi concreti che possono essere fatti e la direzione che dobbiamo prendere tutti insieme. Chi facciamo cominciare? Io direi partiamo dal sindaco. Ma intanto grazie davvero di nuovo, ci siamo in qualche maniera scambiati i convenevoli rituali con la solita eleganza all'inizio di questo percorso, ma davvero in sintesi, dopo quello che abbiamo visto, dopo la qualità dei dibattiti, la varietà degli argomenti, anche l'aderenza alle tematiche che animano non soltanto la pubblica amministrazione ma i mercati oggi, e anche, fatemi dire, lo spessore poi di tanti partecipanti, di tanti brand che si sono avvicendati questi giorni, noi siamo ovviamente molto soddisfatti di aver ospitato questa iniziativa, di aver fatto in modo di accendere questo focus su Taranto intorno ai temi dell'economia circolare. Se dovessi in qualche maniera tratteggiare un'argomentazione che forse può racchiudere la gran parte dei ragionamenti, sempre nei termini di una ricaduta pratica, operativa, progettuale, economica, come dicevamo, sul territorio, su una comunità, beh, mi verrebbe, forse qui c'è il professor Mirelli, insomma qualcuno che ricorderà, credo 20-30 anni fa, un'iniziativa scientifica molto importante, quindi non politica, anche se aveva i connotati ovviamente della politica nel senso più alto del termine per una comunità, che è l'esperienza del Club di Roma, no? Quando si è ragionato sui limiti dello sviluppo. Noi viviamo oggi, abbiamo costruito l'infrastruttura materiale e anche immateriale, cioè le politiche, come dire, la visione che ci diamo sui nostri territori sul mantra della crescita illimitata. Bene, io credo che la pandemia, oltre alle interferenze con la nostra vita quotidiana, oltre ai fattori negativi che ci ha fatto scoprire, ci ha lasciato un'eredità che invece io trovo molto positiva se siamo in grado di sfruttarla. Ci ha messo di fronte alla consapevolezza che noi viviamo in un ecosistema finito. Ci ha messo di fronte alla certezza che è la scienza, come dire, l'analisi dei dati, la nostra capacità, dicevamo
al prologo di questi incontri di fare anche partecipazione, di far metabolizzare alle nostre comunità lo stato di avanzamento delle tecnologie, il progresso anche dei sistemi industriali che governerà i processi del futuro delle città. Città che abbiamo detto proprio due giorni fa, tre giorni fa, insomma, quando abbiamo iniziato, che saranno sempre più il nodo delle politiche a livello globale. Perché? Perché ormai è nelle città che si fa economia di scala, è nelle città che si svolge la transizione energetica e si riesce anche in qualche maniera a risparmiare da questo punto di vista, è nelle città che vivrà da qui al 2050, ci dicono gli analisti delle Nazioni Unite, probabilmente per la prima volta nella storia, più della metà della popolazione umana. Se questo è vero e abbiamo finalmente la percezione che stiamo andando incontro a un periodo dove la scienza, non dico che debba orientare, ma debba in qualche maniera sostenere l'azione della politica, delle istituzioni e anche degli operatori privati, e se è vero che questa consapevolezza che ci consegna la pandemia, a seguire un po' il Club di Roma, che siamo in un ecosistema finito, beh, comprenderete che oltre al superamento anche concettuale del mantra della crescita illimitata, noi dobbiamo fare i conti con il sistema circolare di cui avete discusso in questi giorni, perché è soltanto lì che continueremo a progredire, è soltanto lì che continueremo a far emergere momenti di qualità della vita dei nostri cittadini, del nostro sistema di imprese importanti, nonostante, come dire, le materie prime, tutto quello che alimenta il sistema industriale, il sistema economico, siano finite e siano in progressivo, rapido deterioramento. Credo che questa sia la riflessione che ricongiunge un po' tanti aspetti più o meno pratici, più o meno di specie affrontati in questi giorni. Devono cambiare, io quindi porto, come dire, la testimonianza ovviamente di un osservatorio pubblico, poi altri speaker sono in grado di arricchire questa testimonianza dal loro osservatorio, ma credo che la riflessione ultima, che riguarda molto peraltro la transizione che sta vivendo questa città, è che rispetto a questo contesto finito e in rapido deterioramento, non abbiamo la possibilità di guardare l'economia circolare come una delle opzioni possibili. Resta invece sempre più evidente, centrale, anche dopo questi due giorni di dibattito, che è il tema, non è uno dei temi, come dire, che ci attende nel futuro, quello di costruire un modello circolare in tutti i frangenti della nostra vita quotidiana, pubblica o privata. Io credo che questa sia, come dire, la sintesi inserita nella cornice giusta anche nei confronti di quello che sta vivendo questa città. Abbiamo bisogno di farci guidare dalla scienza, abbiamo bisogno di iniziare a ragionare in termini circolari, non soltanto a investire o a programmare in termini circolari, perché il contesto di provenienza è quello di un sistema finito, di risorse finite, di possibilità finite, non infinite. E dobbiamo probabilmente iniziare a sganciarci un po' nell'ottica delle nostre analisi, delle nostre strategie, dall'idea di un PIL che cresca illimitatamente, come dire, no? Senza effetti collaterali come quello della pandemia, che sempre più, insomma, investighiamo e sempre più ci rendiamo conto che non è stato un fatto casuale, è stato un fatto che deriva da quello sfruttamento che abbiamo immaginato illimitato delle risorse di questo pianeta. E quindi fatemi dire ancora di più, il tema dell'economia circolare, complimenti insomma per la scelta, non è un tema di nicchia, non è un tema accademico, non è nemmeno un tema soltanto, come dire, per delle imprese particolarmente illuminate e innovative, deve diventare il tema per tutti quanti noi, dal livello della massaia fino al livello del sindaco, insomma, per progettare le nostre comunità e, come vi dicevo, per quello che è l'andamento demografico strutturale dei nostri paesi. Sempre di più quello che si fa nelle città sarà il nodo delle politiche su scala più generale, e mi sembra proprio che dal tema del waste management fino ad arrivare all'economia del mare ci siano tanti punti che voi avete pizzicato, che stanno dentro all'economia circolare, stanno dentro alla logica di sviluppo delle comunità urbane in particolare, stanno dentro a quello che ci suggerivano già all'interno del panel del Club di Roma e che forse per 20-30 anni abbiamo, come dire, troppo trascurato. Quindi grazie di nuovo per questo, e mi sembra dal punto di vista, insomma, dell'amministrazione comunale che questa possa essere una sintesi adeguata. Grazie sindaco, ci sarebbe da parlare per ore e ore, poi ci troveremo, insomma, il modo di creare delle nuove occasioni per andare sempre più nel merito delle questioni.
Sì, volevo, perché il sindaco ha toccato un tema secondo me molto interessante, il tema del club di Roma, che comunque ha dato l'avvio a tutto un insieme di lavori, in particolare quelli della COP, che tra l'altro ora a Milano ci sarà la pre-COP che inizierà domani. Quindi io credo che in effetti sì, abbiamo iniziato un discorso e ci sono intervenuti tanti attori che hanno portato possibili soluzioni. E sono totalmente d'accordo col tema di avere un approccio scientifico e quindi cercare di capire effettivamente lo status. E proprio agganciandomi a come un po' hanno fatto quindi con la COP, con il report sull'IPCC, in cui hanno strutturato tutto insieme di analisi dello status per capire effettivamente qual era l'impatto di determinati attori e determinate azioni, direi. Io quello che vorrei sapere anche un po' qual è la vostra opinione, cercare di strutturare, come ha anche citato, una sorta di osservatorio, però un osservatorio che praticamente cerchi di analizzare a livello di città, insomma, a livello di porto, che potrebbe essere un'altra macro area, qual è effettivamente lo status, cioè partire, definire una baseline, cioè dire noi il livello di circolarità della città di Taranto o del porto di Taranto o di un ambito o di un particolare settore è questo, analizzando tutto un insieme di flussi che possono essere i studi industriali e non solo, anche guardando tutto il tema degli scarti. Volevo sapere qual è la vostra opinione, secondo voi potrebbe essere un approccio per cercare poi effettivamente di fare un passettino poi, cioè quindi partendo proprio da un approccio scientifico, capire qual è, dove ci sono le maggiori opportunità e quali potrebbero essere anche i progetti da implementare, anche agganciandosi a tutti i fondi, abbiamo parlato del PNRR o tanti altri fondi che sono disponibili, quindi volevo sapere un po' la vostra opinione rispetto a questo spunto. Io non so se chi vuole rispondere, lo lasciamo aperto. Forse Sergio vedevo che... No, forse mi avete un po' anticipato. Allora, innanzitutto grazie. Io volevo fare una breve considerazione. Io sono rimasto da questi due giorni in parte entusiasta e in parte preoccupato. Entusiasta perché abbiamo visto tante prospettive interessanti, tante imprese che hanno fatto dei percorsi veramente interessanti. E lasciatemi, diciamo, è stata citata la pandemia e lasciatemi ringraziare tutte le imprese che hanno lavorato. La pandemia, oltre a lasciare quello che ha detto il sindaco, ci ha lasciato anche, diciamo, una straordinaria eredità, il valore dell'impresa al centro. Le nostre imprese, lasciatemene ringraziare per una volta, le imprese che hanno raccolto i rifiuti, che hanno portato l'energia, il carburante a casa delle persone, erano a fianco dei medici e degli operatori sanitari in quella battaglia. Adesso noi abbiamo di fronte un'altra battaglia, come dicevi tu, ovvero la battaglia climatica. Questo appuntamento e il valore delle imprese è una freccia all'arco di chi dovrà combattere questa battaglia. In riferimento a quello che dicevi tu, noi come Confindustria non è preparato, però noi già da luglio abbiamo cominciato a ragionare come sezione di Confindustria, qui esteso a tutta Confindustria Taranto, a un progetto che si chiama Nuove Energie per Taranto, ed è un contenitore dove mettere dentro tutte quelle che sono le best practice, partendo proprio da un'analisi rigorosa di quelle che sono diciamo gli obiettivi in termini di circolarità e di riduzione dei consumi energetici, perché oltre a questo evento che è straordinario, di cui vi ringrazio, che è di altissimo livello, noi abbiamo bisogno di parlare di tutto questo, e mi rivolgo al Presidente della Provincia, al Sindaco, anche nelle strade, nelle piazze, nelle sagre di paese, dovunque dobbiamo parlare di questo, perché come diceva il Sindaco è una tematica che riguarda la grande impresa, ma riguarda anche la massaia, perché ognuno di noi può fare qualcosa, e poi perché il tema dell'economia circolare vive e si nutre di connessioni, e noi dobbiamo creare queste connessioni. Per fare queste connessioni, insomma, dobbiamo interagire a tutti i livelli e in ogni momento. E questo progetto Nuove Energie per Taranto, un laboratorio a cielo aperto che lanceremo a breve come Confindustria Taranto, già posso estendere l'invito alla vostra organizzazione, nella speranza, insomma, che se questo evento diventi un evento periodico annuale a Taranto sia parte di questo percorso, ma ovviamente questo invito è esteso a tutte le istituzioni.
Lasciatemi però anche in qualche modo integrare con il lato preoccupato di questa due giorni. Perché se è vero che diciamo è stato molto interessante, è anche vero che ad oggi abbiamo fatto veramente poco. Senza voler sminuire gli interventi precedenti o tutte le azioni che hanno fatto diciamo tutte le autorità politiche, portando il triplo delle risorse rispetto al settennato 2014-2020. Noi abbiamo 300 miliardi in luogo di 100 miliardi a livello nazionale. Adesso la mia preoccupazione è che dobbiamo spenderli in maniera efficiente e dobbiamo fare in modo che ci siano le ricadute. E in questo contesto immaginare che tra due giorni inizierà l'ultimo trimestre del 2021, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa e vorrei essere chiaro su questo. Noi dobbiamo ragionare pensando che noi non abbiamo davanti 6 anni e un trimestre per completare questo piano. Noi dobbiamo immaginare che sono già passati 3 trimestri senza che il piano abbia avuto avvio. Questo deve essere un mantra, deve essere il punto, il nodo focale proprio per misurare quelli che sono gli interventi. Quindi io spero che insomma questo invito sia raccolto e che possiamo lavorare insieme. Perché l'altro aspetto fondamentale è che dobbiamo lavorare tutti insieme. Cioè nessuno è autosufficiente a se stesso e dobbiamo avere anche la capacità di mettere da parte le nostre diciamo convinzioni ideologiche per costruire insieme una soluzione che può essere attuabile. Perché è una soluzione che non è attuabile, anche se migliore da un certo punto di vista, ovviamente serve molto poco. Quindi dobbiamo avere il coraggio di fare un passo indietro per costruire una soluzione che sia condivisa. Grazie. Grazie, grazie mille Sergio. Esattamente, interventi che vadano sempre più sul pratico, interventi che parlino davvero di strumenti che possono essere attivati o di strumenti che sono stati già attivati e magari ancora non sono stati comunicati. Io in questi due giorni ho avuto modo di parlare con esponenti di aziende, con esponenti anche del comune, delle istituzioni, su piani di mobilità, su tanta progettualità che sta affollando cassetti prestigiosi e che sta, insomma, è una fabbrica di progetti di alta qualità. E forse è il momento giusto per anche per tirarli fuori e comunicarli in un certo modo. E... No, perfetto. Vai. E seguirei con il presidente della provincia. Se... Grazie. Come ha detto il collega Melucci, sicuramente è stato un evento utile, importante. Ma vorrei ripartire da dove ci siamo lasciati, visto che c'è stato un richiamo alla condivisione, alla necessaria condivisione rispetto a tutte quelle che sono le problematiche del territorio, visto che quasi sempre è colpa delle istituzioni locali, non mi riferisco a te, è colpa delle istituzioni locali. Posso dire che forse a Taranto e provincia, rispetto al quale territorio noi abbiamo da subito messo da parte casacche, appartenenze politiche, convinzioni ideologiche. Il problema non sono tanto gli enti locali, perché io vorrei portare un esempio. Qui si è discusso di porti, di cold ironing, elettrificazione dei porti, di bonifiche, di trasporto pubblico locale che va ovviamente nella direzione dell'elettrico, dell'idrogeno. Ma poi abbiamo un caso al porto di Taranto, ed è di qualche giorno fa, successo nel mese di agosto, che ha dimostrato chiaramente che non sono le istituzioni locali del territorio il problema, ma noi siamo ancora in attesa di una pronunzia del Ministero della Transizione Ecologica, per capirci, rispetto ad un quesito posto, per andare sul pratico, perché come penso che avremo tanti difetti, ma un pregio ce l'abbiamo, siamo abbastanza pragmatici un po' tutti. Rispetto a un quesito posto da una azienda, rispetto alla disciplina da applicare allo scarico quindi di materiale pulvirulento, la provincia, per competenze delegate dalla regione, tra l'altro, l'ufficio della provincia, si è espresso in una determinata maniera. Secondo il dirigente ci vuole un'autorizzazione. Creando è su questo che ci dobbiamo confrontare, un caso nazionale, perché le navi che erano dirette a Taranto si trovavano a scontare una disciplina più complessa, no? Perché devi chiedere autorizzazione rispetto a determinate operazioni,
Bastava andare al porto di Brindisi o di Manfredonia o a Bari o da altre parti o in altre regioni e lì avevi una disciplina differente, quando va da sé che così facendo tu realizzi una concorrenza sleale, no? Perché deve esserci la stessa disciplina, non solo per tutta la regione, e abbiamo investito la regione, e devo dire che il dirigente, il dottor Garofoli, è stato come dire, molto disponibile, subito intervenuto e si è messo insieme a noi a chiedere al Ministero, ma il Ministero ancora non si è pronunziato. Quindi se non c'è una collaborazione rispetto alle istituzioni fra loro, anche col livello romano, rispetto a problemi concreti che come dire, mettono in discussione la funzionalità del porto e la capacità di concorrere che il porto di Taranto ha rispetto alle altre autorità portuali, vuol dire che salta il sistema. Quindi il tema della condivisione, noi lo abbiamo, mi permetto di dire, noi l'abbiamo compreso e lo stiamo applicando. Se vale per il comune capoluogo, e anche su questo, visto che ci troviamo, vorrei sfatare un mito. È necessario che il comune di Taranto, come dire, vada avanti a tutti gli altri comuni della provincia, così come fa Bari per la città metropolitana, voglio dire, deve dettare anche la linea. Ma all'interno di un piano strategico su base provinciale rispetto al quale ci stiamo confrontando, è una vision condivisa di tutti come dire, gli attori politici del territorio, che devono puntare a che cosa? Al recupero delle aree che sono compromesse? Bene, lo dobbiamo fare un po' tutti, mantenendo le peculiarità che sono dei diversi comuni, ma mettendoli all'interno di un piano generale. Un po' come diversi comuni della provincia hanno fatto, porto l'esempio, ma non è solo di Castellaneta, ce ne sono, grazie a Dio, diversi altri, l'esempio della bandiera blu piuttosto che di spighe verdi, no? Si fa un progetto che è di sviluppo del territorio e se si va nella direzione, te lo certificano gli enti, te lo certifica la FEE, te lo certificano anche le associazioni come Confagricoltura, perché se sull'agricoltura piuttosto che dell'ambiente stanno facendo passi avanti, sulla raccolta differenziata, sulla gestione dei rifiuti, sulle piste ciclabili, sui trasporti, che è quello di cui si è discusso, no? Allora, se stiamo sulla strada giusta, lo dobbiamo inserire in un progetto e iniziando al comune di Taranto e seguendo tutti gli altri comuni, si sta andando in quella direzione. La regione, devo dire, non fa mancare il suo supporto, fermo restando che i tempi, la pandemia ovviamente non ci ha facilitato il compito, ma è il livello romano che è mancato in determinate circostanze, come nella gestione delle problematiche concrete del porto di Taranto che ancora non vedono risposta. Quindi se dobbiamo confrontarci con Rinaldo, tutti quanti insieme, con Michele Emiliano, su quello che deve essere la ripartenza per il nostro territorio, però dall'altro lato dobbiamo avere anche il governo nazionale, e non ne faccio una questione politica nella maniera più assoluta, ma proprio gli uffici devono essere a supporto del territorio, diversamente noi ci blocchiamo e poi risulterà che Taranto non riesce a stare al passo degli altri porti, ma non è colpa nostra, non è colpa del comune di Taranto, non è colpa della provincia di Taranto, se non c'è quella condivisione anche a livello nazionale che noi non solo stiamo auspicando, ma credo stiamo anche realizzando rispetto a problematiche condivise. Uno su tutti, il master plan delle infrastrutture della provincia, noi lo abbiamo fatto a più mani, cioè non è che si è alzata la provincia la mattina e ha detto serve questo a Taranto, no, ce l'ha detto il sindaco di Taranto, quello che serve come infrastrutture nell'area metropolitana di Taranto, l'abbiamo chiamato in quel master plan che abbiamo firmato tutti insieme, abbiamo trasmesso a Regione, Ministero, Presidenza del Consiglio. Allora, noi lo schema ce l'abbiamo, che è quella della condivisione, l'abbiamo detto in apertura ieri dei lavori di questi due giorni, però devono essere un po' tutti quanti seduti allo stesso tavolo, anche le imprese. È vero, se la politica ha fatto registrare dei ritardi in determinati momenti, è vero, è innegabile, ma ora questo legame, questa collaborazione è sempre più stretta con le imprese del territorio che devono fare squadra con noi, anche rispetto ai player nazionali, queste grosse multinazionali che vengono sul territorio e che devono essere viste come un'opportunità. Noi però dobbiamo farci trovare compatti e fare squadra, non deve andare la singola azienda a trattare, deve essere il territorio che deve a schiena dritta confrontarsi con questi player internazionali che devono dare al territorio, non devono solo prendere dal territorio. E questo, secondo me, rispetto al concetto della condivisione che è mancato in passato, speriamo si possa realizzare, noi lo stiamo facendo, ma abbiamo necessità degli altri
livelli di governo, perché poi la spesa noi riusciamo ad orientarla, sappiamo bene quello che serve a Porto, quello che serve per le bonifiche, quello che serve per le piste ciclabili, per la circolazione nel senso più ampio del termine, ma devono dare più forza a livello locale, perché se lancio così una CUC comune provincia e non è detto che ci sia bisogno di commissari che vengono da altre parti per gestire il nostro territorio. Dico, i temi da mettere sul tavolo sono diversi all'interno del ragionamento che è quello che è uscito da questo tavolo e che è uscito da questi due giorni, che secondo me, chiudo perché non vorrei dilungarmi troppo, può essere un punto di partenza, può essere un primo momento di confronto. La prossima volta ci auguriamo, ma sicuramente non è colpa vostra, perché immagino che vi siate spesi in questa direzione, sarebbe auspicabile la presenza anche dei ministeri, perché Taranto e la sua provincia non è l'ultimo posto sperduto d'Italia, ma devono venire qui e ci devono dare conto, salto la prima parte, e quindi noi siamo fiduciosi di essere pronti a fare la nostra parte, ma abbiamo necessità che ci siano anche gli altri attori a questo tavolo. Grazie. Perfetto. I latini dicevano dividi et impera, quindi ovviamente se noi andiamo divisi è chiaro che le istituzioni nazionali, cioè facciamo in qualche modo il gioco delle istituzioni nazionali, ed è chiaro che noi dovremo pretendere, quindi su questo saremo al vostro fianco, pretendere che le istituzioni nazionali, comunque in alcuni casi sono mancanti, devono dare attuazione a quello che è il percorso. Giusto per chiudere, il Just Transition Fund, penso che la metà dei fondi siano destinate alle imprese, quindi è una tematica molto molto importante anche quella dei processi delle imprese, ed è importante partire subito, insisto su questo tema, perché avremo anche il tempo di riprogrammare, cioè se noi partiamo subito possiamo in corso d'opera correggere le criticità che inevitabilmente succederanno, non per colpa delle istituzioni. Grazie. Perfetto. Passerei a questo punto a Gianni Azzaro per capire un po' qual è il suo feedback rispetto all'evento, ai temi trattati, se c'è stato qualcosa in particolare che l'ha colpito, tematiche che secondo lei in effetti presenti all'interno del forum potrebbero essere portate avanti ulteriormente. Quale potrebbe... So che nel discorso di apertura ne aveva toccate alcune, non so se vorrebbe estenderle, riprendere, e se è stato quindi in qualche modo influenzato da ulteriori temi che le piacerebbero presentare. Sì, grazie, buonasera a tutti. Approfitto di questo intervento anche perché non ribadisco le cose che ha detto già il sindaco, il presidente della provincia, che naturalmente condivido. Approfitto di questo breve momento per fare qualche considerazione su questi due giorni. Innanzitutto che ci avevamo visto giusto a fare l'evento a Taranto. Francesco, l'organizzatore, inizialmente, oggi lo possiamo dire, all'epoca non era particolarmente convinto. Perché io praticamente c'era una questione di competizione territoriale con Napoli. Perché io sono di Napoli, volevamo fare il forum a Napoli, quindi si era creato e quindi Napoli, Taranto, e poi alla fine ha vinto Taranto, e penso che comunque che la risposta di Taranto sia stata pienamente, abbia ripagato tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Infatti, comunque, quella scelta non è stata vista, è stata azzeccata. Come diceva nell'intervento iniziale in apertura il sindaco, naturalmente abbiamo avuto anche per tutto quello che si è fatto anche in questi anni, ormai la città è propensa verso comunque questo momento di transizione, c'è una pianificazione abbastanza avviata territoriale, comunale e provinciale, ha fatto sì che anche molte aziende aderissero, quindi anche la partecipazione per diverse aziende, ma soprattutto anche dei soggetti istituzionali, l'hanno fatto perché comunque intravedono presente in Taranto veramente un luogo in cui si possa avviare il laboratorio della transizione ecologica e quindi poter avviare pratiche di economia circolare. Mi ha impressionato, anche i tanti spunti. Tutti gli spunti sono stati veramente di qualità.
Soprattutto anche vorrei menzionare il momento del pomeriggio dove ci sono stati gli hackathon. Cioè l'hackathon è stato un momento in cui abbiamo visto anche ragazzi, molto spesso noi consideriamo, voglio dire, un corpo a sé stante, però ci sono cimentati e hanno presentato, voglio dire, alla giuria dei progetti, veramente alcuni dei quali veramente meritevoli di attenzione, anzi meriterebbero di essere eseguiti. E vi lancio anche perché c'è stato un quesito proprio di qualche ora fa, perché qualcuno che le ha detto sì, ha vinto, diciamo, hanno vinto alcuni, però per esempio a me che piacevano gli altri, questi possiamo metterli in rete, possiamo comunque diffonderli, perché eventualmente se c'è qualcuno che vuole portarli avanti o comunque vuole dargli una mano, è giusto che quantomeno vengano messi a conoscenza di tutti, in modo tale da poter fare. Vorrei chiarire, ci tengo, che tutti i ragazzi che hanno partecipato all'hackathon diventeranno parte di Tondo in automatico, cioè noi gli diamo questa opzione di entrare nella nostra macro comunità, e poi oltre il premio vincitore hanno scelto altri premi di accompagnamento. Oggi eravamo al telefono, insomma, quindi comunque, e faremo diffusione anche di tutti gli altri soggetti, perché per esempio c'era quelli H2 Plus, che era molto carino, lo scarto per la creazione di idrogeno, ma c'erano anche altri. Sì, assolutamente. E quindi abbiamo constatato anche un'altra considerazione, che è un dato di fatto: abbiamo constatato che con parte, cioè in una parte industriale della città di Taranto, e mi riferisco ad Eni, finalmente è maturato un rapporto diverso, meno distante rispetto agli altri anni. Quindi comunque abbiamo constatato che dalle parole si è passati ai fatti, perché non è da tutti i giorni mandare qui a Taranto, rispetto ai ministeri, per mandare a Taranto comunque i vertici apicali che si occupano di economia circolare sulla città di Taranto. Se qualcuno viene perché comunque ci crede e vuole comunque collaborare con la città e con le istituzioni per portare avanti certi tipi di progetti. E proprio per non lasciare al caso, perché noi abbiamo sempre detto Retink lo facciamo, è stata la prima cosa a considerazione quando l'ho presentato al sindaco. Quando l'abbiamo presentato abbiamo detto ok, bene questo evento, e poi effettivamente è stato un evento di qualità, di alta qualità, però non vogliamo che questo evento si fermi a questa giornata, a questi due giorni, vogliamo dare prosieguo, perché comunque noi stiamo facendo un'attività, abbiamo una visione, quindi un'attività di programmazione. Abbiamo quindi fatto questo evento con l'obiettivo di ripeterlo il prossimo anno, ma nel frattempo di monitorare, magari accompagnare parte di quei progetti, di quegli hackathon, quindi accompagnarli e verificare la loro fattibilità, la loro realizzazione, magari l'anno prossimo raccontare quello che si è fatto, con l'auspicio di poi di accompagnare l'anno successivo un altro tipo di progetto, magari tramutato in startup e quindi di conseguenza realizzato qualche posto di lavoro, e quindi anche aver diversificato nuovamente l'economia. Quindi la cosa che io lancerei anche qui, virtù anche considerando la considerazione che avevo fatto a Confindustria, perché no, naturalmente Confindustria guarda il mondo solo esclusivamente dell'impresa, la farei ancora più inclusiva per permettere, per esempio, ai tanti giovani che abbiamo visto ci sono, che se gli viene data la possibilità rispondono, e rispondono anche alla grande. Magari coordinare, preparare un tavolo permanente in cui c'è imprese, l'industria di Taranto, le istituzioni, il comune, la provincia, la regione, e quindi un tavolo che da oggi già incomincia a lavorare per il prossimo anno, fermo restando che l'obiettivo che ci siamo dati è quello di realizzare a Taranto non più solo l'evento Retink, ma la prima fiera dell'economia circolare nazionale. Così come l'Ecomondo a Rimini fa la fiera del rifiuto, Taranto, se è il simbolo della transizione ecologica, non può che non ospitare la fiera nazionale dell'economia circolare. Io la lancio qui, avendo avuto anche feedback positive anche dalla regione, lo stesso presidente, voglio dire, ha dato la sua disponibilità, e visto anche la grande partecipazione che abbiamo avuto in questi due giorni. Grazie a tutti. Grazie mille Gianni. Prima di passare la parola a Roberto Palaciano, presidente di Confapi Taranto, volevo rilanciare un attimo questo discorso della poter mettere a fattor comune in rete e
rendere un esponente, quindi non un'addizione, ma le competenze di tutti, e andare ancora più in là dei ragazzi dell'università, andare ancora più in là dei giovani professionisti che abbiamo visto nell'Innovation Call. Una parte molto importante è di Rethink Taranto, di Rethink Taranto di quest'anno, quindi senza pensare ancora all'edizione dell'anno prossimo, è una parte che faremo nelle scuole di Taranto, dove andremo a trovare gli studenti, andremo a selezionare gli studenti, andremo a fare un lavoro di divulgazione in uno degli ambienti più ricettivi, e siamo sicuri che impareremo di più di quello che andremo a insegnare noi. Quindi questo è uno dei primi pillar dell'evento che abbiamo condiviso con Gianni, col Comune, e credo che sia stato anche uno dei fattori che hanno scaldato le istituzioni. Sappiamo quanto ci tenga anche il sindaco alle scuole di Taranto e ai ragazzi di Taranto. Questa è una cosa che mi emoziona particolarmente, no? Da ex bambino di Taranto. E passiamo la parola a Roberto per vedere la loro visione su questi aspetti. Sì, grazie Francesco. Io innanzitutto vorrei ricondurmi a quello che è stato il termine che tu hai utilizzato prima, cioè pragmatismo. Pragmatismo che nell'accezione piena del suo termine rispecchia un po' quella che è la visione, le caratteristiche di un imprenditore, e quindi di conseguenza anche dell'associazione datoriale che lo rappresenta. Io farei e avrei una chiave di lettura rispetto a questo tavolo programmatico, a quelle che possono essere, come dire, le conclusioni da tirare, sotto due punti di vista, sotto due profili. Principalmente quello, come dire, di una problematica che si evidenzia attualmente di due livelli, cioè nell'interlocuzione che si ha sia con la pubblica amministrazione ma anche con l'opinione pubblica. Economia circolare è un termine vasto, ha diverse sfaccettature, ma noi ci scontriamo ogni giorno da diverso tempo con una serie di ostacoli e paletti che per alcuni aspetti sono insormontabili. Io ne citavo ieri un esempio pratico: la tempistica media per l'ottenimento di un processo autorizzativo in questo paese richiede all'incirca 7 anni e 4 mesi. 7 anni e 4 mesi che molte volte portano all'ottenimento di un'autorizzazione che vede delle tecnologie superate, che a quel punto non fanno altro che costruire cattedrali nel deserto e innescano tutto un insieme di meccanismi a carattere giudiziario e come dire, di contestazioni che non fanno altro che aggravare la macchina amministrativa. Ora noi avremo bisogno di snellire quella che è la procedura a livello amministrativo, e qui io mi rivolgo principalmente al Comune, alla Provincia. Mi sarebbe piaciuto anche, come dire, avere la presenza dell'assessore regionale, perché attualmente non abbiamo ancora un piano energetico ambientale regionale aggiornato. Ed è opportuno che il piano energetico regionale abbia anche al suo interno una visione affinché i comuni si dotino di questo piano. Perché ad esempio per l'area di Taranto, che nelle sue difficoltà potrebbe avere tante opportunità, ci sono aree che sono ambientalmente, diciamo, compromesse, che potrebbero essere magari potenzialmente utili per l'installazione di impianti rinnovabili. Noi stiamo vendendo grandi progetti di idrogeno, ne parliamo anche, come dire, ne sentiamo parlare a livello internazionale, di grandi potenze, ma non sappiamo noi di questa energia da dove sarà presa. Quindi sostanzialmente noi abbiamo alla base delle problematiche importanti che devono essere risolte, che magari questo tavolo deve essere propedeutico proprio a tirar fuori una soluzione. E in secondo ordine l'aspetto ulteriormente importante, perché non si può parlare di transizione ecologica solamente da questa parte del tavolo, ma anche dall'altra parte del tavolo e quindi con l'opinione pubblica, perché queste tecnologie devono essere rappresentate al meglio, devono essere conosciute da tutti quanti, soprattutto dal singolo cittadino, come si parlava prima, dalla signora Maria. Semplicemente perché molte volte queste tecnologie vengono osteggiate a scindere, non sono conosciute, sono paragonate a, come dire, a tecnologie o realtà che non sono assolutamente corrispondenti al vero. E questo aspetto dà una problematica, un rallentamento non da poco conto. Io faccio un dato, riporto un dato odierno di rilevanza. Oggi l'ARERA ci comunica che il costo dell'energia salirà di circa il 29,8% per le famiglie. Gli addetti ai lavori lo sapranno che per le piccole e medie imprese questo costo dell'energia è raddoppiato già da tempo per le piccole e medie imprese nel meridione, per una questione infrastrutturale o per una questione anche carattere legislativo. Ahimè, c'è il decreto energivori che da questo punto di vista fa pagare purtroppo alle piccole e medie imprese questo scotto importante. E dall'altra parte vediamo come la pubblica amministrazione, per fare un esempio, in Lombardia ai primi di settembre ha tirato fuori un'incentivazione per promuovere l'installazione di fotovoltaico sul tetto per le imprese con l'accumulo. Quindi noi ci dovremmo muovere in questo senso per supportare questa transizione.
Se Starace i primi di settembre nel forum di Cernobbio di Ambrosetti ci dice che abbiamo un ritardo di 186 miliardi di investimenti, significa che noi in questi anni siamo stati fermi per tutti questi aspetti che io vi ho appena citato. Ecco, è opportuno qui fare squadra insieme per muoverci verso questo obiettivo, perché abbiamo una grossa opportunità, e la grossa opportunità non dipende strettamente anche dal governo centrale, ma dipende anche da tutti quanti noi qui. Quindi spero e penso che questo sia il momento opportuno per fare squadra tutti insieme, al di là delle casacche, per andare tutti insieme verso una stessa meta. Grazie. Sì, grazie mille Roberto. Un'ultima battuta di sintesi. Chiaramente l'individuazione delle problematiche, dei limiti, è il primo step per poi risolverle, queste problematiche. L'individuazione delle potenzialità insieme all'individuazione delle problematiche è l'altro step. L'impegno, la volontà sono ingredienti importanti, indispensabili. Mi hai fatto pensare all'intervento che ho introdotto ieri su una proposta che abbiamo lanciato qui come Tondo per il territorio tarantino, per il comune di Taranto. Ci sarà il messaggio che è passato all'opinione pubblica che la sostenibilità costerà il 30% di più in bolletta. È brutto. La sostenibilità invece ti costa un vantaggio del 30% in bolletta, se per esempio pensiamo alla soluzione delle comunità energetiche. E questa è la ricaduta sul singolo cittadino. Ci sono ancora più vantaggi se impariamo a comunicare queste cose, le impariamo ad implementare presto, rapidamente, secondo i tempi che ci detta l'Unione Europea, perché poi siamo tutti sotto questo grande tetto che in certi momenti ci ha anche protetto e non soltanto rallentato. Quindi cerchiamo di, come posso dire, capire la problematica ma vedere la potenzialità. È un male di questo tempo, siamo sommersi di informazioni, una delle più grandi regole dell'informazione non scritte è bad news is a good news. Viviamo anche un'era di miracoli, un'innovazione davvero miracolosa in questo momento è, rispetto a 20 anni fa, stiamo vivendo il futuro, sotto tanti punti di vista, la mobilità, insomma, tanti punti di vista, a partire dalla possibilità di parlare con mio fratello dall'altra parte del mondo con uno schermo in tempo reale, ce lo sognavamo. Ce ne sono tante altre più grandi, mettiamole. Il consiglio e la speranza è quella di metterle a sistema. Vogliamo procedere un ulteriore giro di tavolo, un ulteriore pensiero? In effetti i tempi sono un po' lunghi. Tra l'altro c'è collegato Michele Viglianisi, non so se vuole fare proprio un saluto. È uscita una parola, va bene, perfetto. Va bene, io se non ci sono... Tu vuoi fare una domanda? Io devo fare una... Vai pure tu la domanda. No. E va bene, tornando, andiamo all'inverso. Roberto, c'è un progetto in particolare che stavate pensando, che vi piacerebbe fare sul territorio, che avresti a cuore, che ci porterebbe un passettino avanti in questa attività di transizione? Quali sarebbero i passi per farlo? E eventualmente, già hai parlato di tutto un insieme di ostacoli, se ci sono delle tematiche che eventualmente lo fermano, che potrebbe, e come potrebbe essere accelerato? Diciamo che la natura del problema è che abbia sempre una soluzione, quindi alla fine dei conti, come dire, al di là degli ostacoli vediamo sempre là in là per poterli risolvere. Noi abbiamo tirato fuori poi in questi due giorni, tra una fitta rete di relazioni e anche un rapporto rinsaldato con i vertici di Eni. A tal proposito ci siamo premessi e promessi di ritrovarci per fare una specie di link tra il loro incubatore di imprese e il nostro di Digital Innovation Hub con il supporto del Meditech, proprio perché all'interno abbiamo tutta una serie di piccole competenze, di conoscenze e di piccole tecnologie che possono essere implementate sia per dare cassa di risonanza alle stesse, ma sia per cercare nel rapporto con Eni magari di trovare sul territorio le tecnologie che possono essere un po' più utili in questo senso. In una visione invece di medio e lungo termine noi ci stiamo muovendo perché vogliamo dare il supporto a quello che è la natura tipica di questo territorio, cioè quello metalmeccanico, unita alla infrastruttura del porto e anche alla presenza dell'acciaieria, che voglio dire, volendo o nolendo, costituisce parte importante dell'economia di questo territorio. Vogliamo costruire una filiera industriale a supporto della costruzione meccanica di tutte quelle che sono le piattaforme floating dell'eolico offshore. Stiamo parlando di un settore importante che sta crescendo a due cifre in tutto il mondo, Germania, Cina, Nord Europa la sta facendo da padrone, ma abbiamo un grandissimo potenziale inespresso che avrebbe un impatto ambientale molto limitato rispetto alla concezione solita che si ha dell'eolico, perché parliamo di installazioni che vanno a 12-13 miglia.
Ne parlavamo anche con il referente dell'Ordine degli Ingegneri, come per fare squadra da questo punto di vista, anche sotto diversi profili di progettualità, ma credo che qui avremmo da questo punto di vista la base solida per poter rilanciare questo territorio anche magari con il Just Transition Fund. Perfetto, molto interessante. Gianni, tu progetti che ti senti particolarmente a cuore per il territorio, che ti sentiresti di sposare, spingere? No, brevemente ripropongo quello che ho detto durante l'intervento, in considerazione anche dell'illustrazione fatta poc'anzi proprio dall'impresa. In considerazione del fatto che ormai, così come ha detto anche Ricci, l'ingegner Ricci, ieri, comunque l'Unione Europea ha dato il suo input che si va verso la decarbonizzazione, senza se, senza ma. È stato ripreso dal nostro Presidente del Consiglio Draghi. Qui la Regione Puglia, il Comune di Taranto, gli enti locali già stavano dicendo, stavano su questa linea già da diversi anni. Bene, ora che siamo tutti sulla stessa linea per avviare questa decarbonizzazione, in considerazione di alcuni investimenti che si stanno per fare sul territorio, che vanno comunque ad agevolare questo tipo di percorso, sostituire per esempio l'SRA, quindi la plastica trattata, lavorata al posto del carbon fossile, magari ipotizzare, vuol dire, la realizzazione di un distretto della plastica del Mezzogiorno qui proprio a Taranto, comunque in Puglia, può essere un'idea. E visto che comunque è di questi giorni anche la discussione del piano dei rifiuti, così come è stato anche illustrato poco fa in videoconferenza, potremmo eventualmente ipotizzare lanciare questa idea, fermo restando che questa risolverebbe anche tre questioni. Uno, perché comunque andrebbe a incrementare il lato occupazionale in un settore diverso, quindi nel settore del distretto, andrebbe comunque ad accelerare questo percorso di decarbonizzazione, e tre, avremmo un impatto sicuramente sull'ambiente notevolmente importante. Grazie. Perfetto, sicuramente il tema della plastica è un tema annoso, va sicuramente risolto. Presidente, se lei ha qualche spunto su questo progetto, sì, che le farebbe particolarmente piacere. Sul quello che è il progetto più ampio di Taranto e della sua provincia, sarà per me quasi un ritornello, ma io ritorno sul tema delle infrastrutture. Il mio sogno, il nostro sogno, è una conferenza di servizi con tempi precisi, senza essere bloccati da sovrintendenze, da vari enti, con i pareri che ci tengono fermi per anni, perché va tutto bene, proviamo ad accelerare, è necessario che vi sia la transizione energetica, ma se non ci può essere una circolazione agevole di merci e di persone, non andiamo da nessuna parte. E noi, la provincia di Taranto e la regione Puglia, rispetto al resto dell'Italia, per non parlare dell'Europa, abbiamo un gap che dobbiamo assolutamente recuperare. Ma non riusciremo mai e poi mai a recuperarlo se, oltre allo stanziamento di fondi, non avremo la possibilità di spenderli in tempi celeri, questi fondi, perché molto spesso ci vengono assegnati, ma siamo anche capaci di perderli. E non è sempre colpa delle amministrazioni locali, magari stazioni appaltanti, ma è colpa di tutti gli altri enti che devono dare pareri e non li danno. Quindi, non vorrei andare fuori tema, ma se non ci concentriamo sulle infrastrutture, se non facciamo fare quel salto di qualità al nostro territorio, non andiamo da nessuna parte. Motivo per cui non abbiamo bisogno più di commissari esterni, abbiamo necessità di risorse, di procedure snelle, con pareri dati in tempi certi, e alla fine la gestione dei fondi la possiamo fare tranquillamente noi. Perfetto, ringrazio. Un ultimo punto, signor Sindaco. Un progetto che le piacerebbe. Ma telegrafico, noi abbiamo prima discusso di una possibile sintesi di questi due giorni, e se è vero e abbiamo assunto che dobbiamo non migliorare un sistema che ormai è in crash, ma allestire un nuovo modello di sviluppo, beh, i nuovi modelli si sviluppano molte volte sulla transizione energetica prima di tutto. Io credo che qui ci sono esponenti di Eni che sanno quanto è stato salato quest'anno il conto a causa della CO2. Quando parliamo di decarbonizzazione, noi parliamo di una modifica del modello di sviluppo, non parliamo semplicemente di un abbattimento delle emissioni. Decarbonizzare significa quindi, questo è il progetto e sarà il progetto che accompagnerà le scelte politiche e economiche di questo territorio da qui ai prossimi anni, con ovviamente l'aiuto del livello regionale e nazionale, solo una parola che sentiremo alla noia, ed è idrogeno. Idrogeno, idrogeno, idrogeno. Quello che sta per nascere, che è in teoria tra Taranto e Brindisi, insomma col supporto del livello regionale,
è la chiave di volta di quel nuovo modello di sviluppo che ci consentirà di avviare la transizione energetica su cui poggia tutto il resto. Persino le infrastrutture, persino il futuro della siderurgia, persino l'economia del mare, del porto, si fonderanno su un nuovo paradigma energetico. E da questo punto di vista questo territorio può rappresentare, come dire, un benchmark, un vero laboratorio per il sistema paese, e credo che in definitiva è su questo, anche all'interno della transizione giusta, che l'Unione Europea stia scommettendo. Perfetto, molto interessante la tematica dell'idrogeno, sposo appieno. Sergio. Allora, per non, diciamo, per non fare torto a nessuno dei miei colleghi, allora, in primo luogo il mio progetto da oggi è cercare un modo per creare delle tessere onerarie per inserire in Confindustria il presidente della provincia, il sindaco e tutti, diciamo, il Gianni Azzaro, perché io condivido appieno, togliendo il concetto di infrastrutture, ma inserendo il concetto di infrastrutture energetiche e di tutto quello che riguarda le autorizzazioni per le imprese, il concetto che ha espresso. Tempi certi per le autorizzazioni, quindi quello è il nostro progetto. E con una battuta dico, siete tre di noi, se non, diciamo, spero che sia un complimento. Quindi, diciamo, sul solco di quello che è stato detto precedentemente, quelli sono degli obiettivi che darebbero poi uno slancio alle imprese per realizzare tutti quegli straordinari progetti che abbiamo sentito in questi giorni. E questo era un tema che era emerso anche diverse volte durante anche questo forum, quindi hanno parlato diversi imprenditori di questa tematica delle tempistiche di approvazione, quindi è sicuramente un tema importantissimo. Bene, io ringrazio tutti i nostri ospiti, sia anche quelli in sala, quelli online, tutti quanti. Grazie ancora e a presto quindi.